Pace e bene a voi presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Il Signore è la mia salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi noi ricordiamo il compleanno di un missionario, Fra Danilo Grossel, missionario in Angola, che è qui con noi per un periodo di riposo. Ricordiamo anche gli altri missionari in Angola, in Mozambico, abbiamo missionari in Ungheria e in Grecia. Il Signore li accompagna, li assista nel loro servizio, l'annuncio del Vangelo, e lo ricordiamo. Ci prepariamo a celebrare questa Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che per mezzo dei santi apostoli hai chiamato i popoli pagani dalle tenebre alla luce della verità, per sua intercessione rendici saldi nella fede, perseveranti nella speranza del Vangelo che loro hanno annunciato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni uscì una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. In quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati che persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Parve buono ai loro occhi questo ragionamento. Quindi alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Costruirono un ginnasio a Gerusalemme secondo le usanze delle nazioni, cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male.
Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Anche molti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Nell'anno 145, il 15 di Chisleu, il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione. Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell'alleanza e se qualcuno obbediva alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. Tuttavia, molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi impuri e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la santa alleanza. E per questo, appunto, morirono. Grandissima fu l'ira sopra Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la tua legge. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto. Non ho dimenticato la tua legge. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Si avvicinano quelli che seguono il male, sono lontani dalla tua legge. Dammi vita, Signore. Lontana dai malvagi è la salvezza, perché essi non ricercano i tuoi decreti. Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero a lui. Quando fu vicino gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. E subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore.
Abbiamo cominciato a leggere nella prima lettura il libro di Maccabei e ci parla della persecuzione di questi fratelli Maccabei, persecuzione del popolo di Israele per parte del re Antioco, che voleva imporre a Israele l'umanesimo ellenico, una religione pagana ai greci. Succedeva questo in tempo antico, che un re, chi prendeva il comando di una nazione, di un popolo, imponeva la sua religione. Avviene così anche per Israele con questo re. E parte del popolo di Israele cede alle minacce e alle persecuzioni e adotta questi riti pagani. I fratelli Maccabei resistono a questa tentazione, anzi fuggono, vengono perseguitati e cercano di difendere la vera religione, la tradizione, la legge tramandata a loro da Mosè e dai patriarchi. Ecco, noi non siamo perseguitati e non ci è imposta un'altra religione, un altro rito, però dobbiamo anche noi fare attenzione, perché la mentalità del mondo, quella che il Papa Francesco chiama mondanità, ci impone una maniera, anche con metodi sofisticati, delicati, ma ci impone una maniera di vedere la vita, il mondo, le persone, una maniera che non è cristiana. Ecco, c'è ancora questa tentazione, questa imposizione che ci ricorda il libro di Maccabei. Ho detto che non è violenta, è leggera, sofisticata, però è una mentalità, la notiamo, diversa dalla vita e dalla fede cristiana. Quello che succede anche ai nostri tempi. Gesù nel Vangelo, il Vangelo di Luca, ci presenta questo episodio del cieco nato, che l'Evangelista Marco chiama Bartimeo. Sappiamo il nome di questo cieco, che lungo la strada a mendicare e sente che passa Gesù. Deve aver sentito, conosce, sa chi è Gesù e comincia a gridare: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Non chiede guarissimi, chiede abbi pietà di me. La prima cura di cui abbiamo bisogno è che Gesù, che Dio abbia pietà di noi, perché Lui sa di cui abbiamo bisogno. E Gesù parla con Lui, c'è un dialogo. Cosa vuoi che faccia? Di cosa hai bisogno? Ecco, Gesù incontra le persone, capisce, chiede cosa cercano. E il cieco naturalmente dice: la vista, Signore. E Gesù fa il miracolo. E questo cieco poi non solo recupera la luce degli occhi, ma recupera la luce del cuore, la fede, e segue Gesù. Diventa un apostolo. Ecco le cure di Gesù con gli ammalati. Non c'è solo la cura fisica, c'è una cura più profonda, che è quella del cuore e della vita. Lo chiediamo anche per noi e per questo missionario e missionari che ricordiamo oggi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Dio Onnipotente, il sacrificio che ti offriamo e il ricordo degli apostoli e dei missionari e donaci di testimoniare nella santità della vita la passione del Cristo, del Signore, che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, in Lui, servo obbediente, ha ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Maria, Chiara, Giorgio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli,
San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ricordiamo allora con la preghiera del Padre nostro tutti i missionari, fra Danilo e gli altri, che perché il Signore accompagni la loro fatica e il loro apostolato, aiuti anche a noi ad essere apostoli e missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo, il vostro disco per la vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Con la forza di questo sacramento, confermaci nella fede, o Signore, perché testimoniamo ovunque, con la parola e con le opere, la verità che hanno annunciato gli apostoli e i missionari nel loro instancabile lavoro fino alla morte. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, Padre onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la benedizione del Signore andate in pace. Amen.